Ha scelto Arpino, la città in cui si è candidato come primo cittadino, per festeggiare il suo 71esimo compleanno. Vittorio Sgarbi ha trascorso domenica 7 maggio nella città di Cicerone, prima per la cerimonia di premiazione del certamen, poi per un giro in città ed un comizio in piazza ed infine, attendendo la mezzanotte a Palazzo Borromeo, per spegnere le candeline. Per il sottosegretario alla cultura, una manifestazione come il certamen è il segno di un ruolo a livello continentale che la città ha nell'intera Europa. La prima domanda che volevo fare al sottosegretario è com'è possibile valorizzare qualcosa come la cultura o la lingua latina, che è qualcosa di immateriale però di assai concreto perché rispecchia la storia e la vita di un popolo. La lingua latina non è una lingua morta e Arpino lo dimostra in modo particolarmente versatile perché chiama da molti anni, da 40 anni, studenti dei licei, delle scuole superiori a tradurre Cicerone, un certamen, una gara internazionale e si allarga a decine di paesi in Europa. Quindi indica un primato che oggi ho voluto ricordare rispetto all'ambizione e ai programmi che vengono fatti per la capitale europea della cultura, l'ultima delle quali è stata Matera. La condizione di Arpino rispetto a ogni altra città italiana è di essere di fatto capitale europea della cultura con una lingua viva che si finge morta, ma che in realtà ha generato lo spagnolo, l'italiano, il francese, il rumeno, il portoghese. Il tutto all'interno di una comunità in cui ogni angolo ti permette di respirare cultura, una cultura che però deve essere messa a sistema con tutto il resto. Per Sgarbi una strada c'è ed è lastricata di un'altra ricchezza propria di Arpino, le sue tipicità agricole e culinarie. Com'è possibile trasformare l'arte e la cultura in momento e motore di sviluppo economico e sociale? Lo sviluppo economico deve essere uno sviluppo che ha a che fare con la produzione di quello che i luoghi consentono, che è una cultura pastorale e agricola, e quindi stabilire, come ha indicato Farinetti, come ha indicato Petrini, che l'agricoltura e la cultura sono sinonimi e che le produzioni di cose meravigliose, che vanno dall'olio ai formaggi, ai salumi, a tutto quello che ho visto in questi giorni, devono essere dei presidi come quelli di cui ha parlato a lungo Petrini, che aprono a una cultura non soltanto fatta di Cicerone e Cavaliere d'Arpino, ma anche di cucina tipica, di tradizioni culinarie che ci sono già Arpino,